Amore, basta dormire. Vuoi fare la focaccina con mamma? No. Come no? Dai, la facciamo con gli amici? Pronti. Pensa? Via. Allora, Justin, facciamo la focaccia. Abbiamo già preparato il tutto, quindi una coppa, la farina, io ho preso un chilo e mezzo, poi c'è il lievito, quindi il lievito ne metteremo due, su un chilo e mezzo ne mettiamo almeno due, poi il latte, mezzo litro di latte, e poi aggiungeremo un po' di acqua tiepida dove scioglieremo i lieviti, il sale e l'olio. Olio d'oliva. Quindi cominciamo. Justin, versa la farina. Piano piano, mamma. Insomma, piano ma non troppo piano. Se no rimaniamo qua. Ok. Abbiamo finito tutto? Sì. Ora ne versiamo quest'altra. Tieni. Metti. Oddio. Ok, che hai fatto, basta Justin. Basta, sembra il Monte Bianco. Ok, togliamo questi. Quell'altra la utilizziamo per dopo. Ok, ora ci mettiamo un cucchiaio di sale. Che è caduto? Un cucchiaio di sale. Ce ne mettiamo anche un altro po'. Così. Ok, e giriamo così per mescolare il sale alla farina. Dopodiché e mettiamo quello. Però questa coppa mi sa tanto che è un po' piccola, dobbiamo prenderne un'altra, Justin, e basta. Allora, dobbiamo mettere un po' d'acqua tiepida. Cosa stai facendo? Allora, io sto sciogliendo il lievito nell'acqua calda. Che c'è, mamma? Tiepida. Ok. Ok, ora versiamo il lievito nell'impasto. Togli le mani, amore, per favore. Ok? Ferma tesoro, ferma, se no combiniamo un macello. No! Scusate. Hai visto? È calda l'acqua, mamma. Però ora gli aggiungiamo il latte, perché insomma è un po' poca quell'acqua, quindi aggiungiamo il latte, così prendiamo anche l'altro lievito che sta rimasto sotto, che io con una mano con l'altra riprendo. Ok, Justin, tieni a mamma, tieni il cucchiaio. Allora, nel frattempo volevo salutare tutti i canali che ci seguono, tutti i nostri iscritti, anche chi non ha canali, ma anche chi ha canali, perché sono davvero molto molto gentili, tutta brava gente. Che ci segue ogni giorno. Sì, giri tu, forza. Dunque, non vorrei nominare nessuno perché non mi sembra giusto nei confronti, insomma, però per me siete tutti speciali, quindi tutti speciali. Ok, gira Justin, vai così. Vai così. Ok. Allora Justin, qui bisogna mettere cosa? Vediamo se lo sai. Le mani in pasta. In pasta, sì, lo sapevi.
Non di Justin, le mani di mamma, queste qua, le mani di mamma, non di Justin, ok. Quindi, 1, 2, 3, mani in pasta! Mamma mia! Allora, Justin vuole per forza aiutarmi. Justin, scusa. Allora, io sto impastando, solo che devo lasciare la telecamera perché con una mano non riesco. E, naturalmente io seguo lo stesso iter del pane. Ferma Justin, di quando faccio il pane, quindi alla fine le botte finali e poi la faccio lievitare. Comunque ora che finisco vi faccio vedere come diciamo viene il panetto. Allora ora un po' di olio, ok? Mani in pasta, come dice mamma, non tu Justin, no, aspetta, ora mamma ti dà un pezzo così anche tu mani in pasta, però aspetta, ok? Allora, dopo aver impastato ben bene, ecco qua. Ora l'impasto è liscio e lo lasciamo a lievitare. Per dipende, un po' di odore, ma anche meno, qua fa caldo. Eccola. La facciamo con le cime di rapa, così. Cime di rapa, queste sono stufate, buonissime, perché la mangiamo solo io e Michelangelo, quindi... Anche se è piccola non fa niente, perciò sono piccole. Tu le orecchiette stai facendo? Justin, fa le orecchiette, scusa, stai dicendo? Sono orecchiette. Ok, perfetta, è venuta proprio perfetta. Ora ci mettiamo un po' di mozzarella. Ma si fanno le orecchiette per vedere agli amici. Alex, riprendi un attimo qua. Ok? Allora, ci mettiamo la mozzarella. Questa è veramente buona. Ok, questa la inforniamo e poi prepariamo un'altra, via. Ora ne facciamo una alla salsiccia. Quindi, no, questa la facciamo alla salsiccia. La prossima giusta. Prendiamo l'impasto. La giusta la facciamo grande. Ok, prendiamo l'impasto e lo andiamo a stendere. No, gestisco ferma. Quindi stendiamo l'impasto, scusami Ale. Allora, stendiamo l'impasto così. Ecco. Cerchiamo di farlo anche questo un po' sottile perché non ci piace molto. Ok, questa Justin. Allora, questa la punzecchiamo. Allora, prendiamo un attimo una posata. Ok, e la punzecchiamo un po'. Puoi fare tu? No, le farà lei. Allora, tieni, punzecchiala tu, Justin, sì. Stai attenta. E così. Prendiamo nel frattempo la salsiccia. Un po' qua. Sparsi. Così. Qua. Prima prendiamo però. La sempre di salsiccia, brava. Allora, abbiamo messo la salsiccia e ora la mozzarella. E la infiliamo in forno, la inforniamo. Ora questa l'abbiamo fatta con il würstel, vabbè, il sugo, würstel e no, Justin.
Guardate che sta facendo, guardatela. Non si mangia crudo, no. Lascia, lascia un attimo. Allora, con sugo, wurstel e mozzarella. E niente, la inforniamo. Poi l'abbiamo tagliata, un po' di sale, la inforniamo. Era avanzata un altro po' di pasta, ho fatto una focaccina così con i pomodori, un po' di olio e origano. Quindi la focaccia è pronta, ricapitoliamo, c'è quella con le cime di rape, quella vuota con i pomodori, quella con la salsiccia e quella con i wurstel. Quindi non mi resta altro che attendere che arrivino gli altri e ceniamo. Buon appetito anche a voi. È buona? Sì. Oh, ha tutto il musetto rosso. Stai mangiando, mamma? Sì. Cosa stai mangiando? Quella con i wurstel? Sì. Ora viene papà, mangiamo tutti, ceniamo tutti. Ciao, ciao. Ciao, amici. La pizza. Ah, la pizza. Dai, saluta gli amici. Ciao, amici. Ciao, amici.